Buonasera cari telespettatori, come ben sapete questa è Reporter per te, due tematiche anche questa sera per chiudere la settimana, mi auguro importanti e interessanti. Si parlerà di, insieme a un dirigente dell'ARPAV che a breve vado a presentare, di acque di balneazione sempre più pulite per quanto riguarda le coste del Veneto e non solo. Ricordiamoci che esiste anche un posto splendido che si chiama Lago di Garda. Successivamente una spigolosa questione interna, quindi nel territorio, no al gioco d'azzardo, la campagna appunto del sindaco Bitonci proprio per le sale slot. Partiamo subito con presentare comunque il nostro primo ospite, Paolo Parati, dirigente servizio Acque Marine e Lagunari ARPAV. Voi siete invitati, se avete piacere, a fare domande 049 80 777 57, il numero ormai lo conoscete, altrimenti state rilassati sul vostro divano di casa e ascoltateci. Allora, io partirei innanzitutto, oltre ai saluti, a capire insomma questo servizio Acque Marine e Lagunari, che anche un pochino la parola lo dice, di cosa si occupa. A lei la parola e dopodiché ci addentriamo nel discorso. Bene, grazie intanto dell'opportunità, buonasera a tutti. Diciamo che il servizio Acque Marine Lagunari è solo, dire, la punta dell'iceberg. In realtà, le attività dell'ARPA sono fatte Molteplici, in uno certo. staff, ma anche quelle che riguardano, diciamo, il settore del monitoraggio e il controllo delle acque di balneazione, diciamo, coinvolgono una serie di strutture che vanno dai dipartimenti provinciali con i servizi territoriali, ai laboratori che fanno le analisi. E noi che in qualche modo organizziamo, facciamo il programma di monitoraggio, elaboriamo i dati e poi diffondiamo le informazioni. Allora, si parla sempre di bandierine blu. Volevo partire un po' da questa cosa, da fare insomma un distinguo su ciò che è questo discorso delle bandierine blu e della balneazione, quindi la sicurezza Certo. della qualità delle acque. Quindi torna a lei la palla. Sì, in effetti, diciamo, è un concetto da chiarire. Il controllo delle acque di balneazione porta alla definizione se, in un certo periodo le acque di un certo tratto di costa siano balneabili o meno. Questo si basa su una normativa europea, quindi una direttiva europea recepita poi dallo Stato italiano e una serie di regole ben precise per definire appunto se possiamo andare a fare al bagno noi, i nostri figli, in sicurezza per quanto riguarda la qualità dell'acqua e basta. E questo noi lo, come dire, connotiamo nei nostri siti, nelle nostre comunicazioni con la bandierina sventolante di colore azzurro o blu. Invece altra cosa è la bandiera blu che noi vediamo sventolare su molte delle nostre spiagge, che è un Ecolabel, cioè un riconoscimento a livello internazionale che prende sì in considerazione la qualità dell'acqua, ma non solo, perché prende in considerazione per esempio le strutture, l'organizzazione dei servizi di spiaggia, cioè guarda un pacchetto molto più ampio e assegna annualmente questo riconoscimento. Possiamo racchiuderlo nel servizio al turista? Sì, Un pacchetto completo di ciò che è assolutamente. servizio al turista. Qualifica, qualifica. Ok, quindi avete ben capito che sono due distinguo veramente differenti, anche perché io, da come sono abituato, a me che ci siano i lettini, gli ombrelloni, per come ho vissuto sempre la spiaggia io, non ho interesse, ma mi interessa di più avere un'acqua salubre, insomma, pulita. Certo. Il sogno di tutti sarebbe, oh, che roba, sembra le Maldive, trasparente, cristallina, Sì. cose che insomma non sempre nelle nostre coste possiamo avere, però già è buono, che non ci siano, batteri. Giusto? Sì, Quindi è questo assolutamente. che alla fin fine andate a ricercare. Attenzione che poi c'è anche un'altra competenza per quanto vi riguarda, che non tocca soltanto la costa, ma anche il largo, Certo. giusto? Vogliamo specificare questo e poi parliamo di batteri? Prego. Sì, assolutamente. Diciamo che le attività principali dell'ARPA, di tutte le agenzie ambientali italiane sul mare, sono il monitoraggio delle acque di balneazione, che è questo che dicevamo, che si svolge proprio in prossimità del bagnasciuga, quindi profondità di 1 metro circa. E poi invece c'è il monitoraggio delle acque costiere, marine costiere, che invece si estende fino a 2 miglia nautiche. E quindi,
diciamo, in questa fascia di mare e anche oltre, si fanno invece dei controlli molto più estesi che non riguardano appunto solo i batteri, ma anche la chimica sia dell'acqua che del sedimento e soprattutto la biologia, cioè gli ecosistemi nel suo complesso. Non ricordo, mentre lei diceva appunto le miglia marine, superate quelle miglia marine diventano acque internazionali? Non ricordo questo dato, vabbè, sciocchezze No, mie. entrano diciamo che il monitoraggio delle acque marine costiere viene fatto ai sensi di una direttiva europea, cosiddetta direttiva europea quadro sulle acque, e questo è perché sono le acque più a diretto contatto con le fonti di pressione, con i sistemi antropici. Oltre si entra nel campo della cosiddetta direttiva della strategia marina, Cioè, ma fino a 12 miglia le acque sono nazionali. Certo. nazionali, ok, non ricordavo, perdonatemi questi dati, non a caso chiamo degli esperti per assistermi. Poc'anzi, non so se avete sentito che ho detto, torna insomma dietro la palla, voglio anche ricordarvi, scusate se salto da palo in frasca, che purtroppo la Francia sta perdendo con la Germania 1-0, quindi conduce la Germania. Va bene, noi non ci occupiamo di calcio. Era Ma informazione, di visto che mare. insomma facciamo il giornalista come professione. Allora, quindi possiamo essere tranquilli, giusto? Per quanto riguarda questi batteri, però voglio capire di che cosa si tratta, da dove arrivano questi batteri e che cosa possono causare. Beh, da dove arrivano è presto detto, cioè derivano dagli intestini umani e animali, cioè sono i prodotti del metabolismo. Ma i batteri che noi andiamo a cercare, che sono due sostanzialmente, gli Escherichia coli e gli enterococchi intestinali, sono cosiddetti indicatori, cioè sono delle bandiere, anche queste magari non proprio blu, che quando ci sono, che indicano appunto che quelle acque sono contaminate da residui fecali. Nel nostro caso, i livelli di contaminazione in tutte le coste balneabili, sia del lago, sia dei laghi, perché c'è balneabile più di un lago nel Veneto, e sia del mare, sono a livelli assolutamente bassi. E infatti, noi con l'ultimo monitoraggio del 2013 abbiamo definito il ciclo quadriennale per la classificazione e abbiamo classificato quasi tutte le nostre acque a livello eccellente, che è il massimo grado europeo. Mi viene sempre da ignorante, supporre che insomma il mare sia meno preoccupante per queste problematiche rispetto al lago. Dico bene? Ma non è detto quei pochissimi casi che abbiamo diciamo, di presenza batterica oltre una certa soglia, che sono sempre inquinamenti di breve durata, li abbiamo sia nei laghi, sia nel lago di Garda e sia anche in Come una mare. bilancia. Perché ricordiamoci che in mare sfociano i fiumi. Eh Certo, quindi comunque gira e sì, gira eh arriva anche lì. sì. Quando ci siamo un pochino confrontati nel backstage, come amo dire, io ho detto, ma caspita, i batteri andate a cercare? Io pensavo andasse a cercare gli inquinamenti chimici, gli inquinanti chimici, insomma tutte queste cose. E invece sì, c'è anche questo tipo di cruccio per quanto vi riguarda, però il primo era appunto i batteri. Come Sì, mai? per la Perché? balneazione questo è il parametro, cioè la norma e anche diciamo, l'esperienza suggerisce che le criticità derivano appunto da inquinamenti di breve durata di tipo batterico, cioè E mi ha spiegato quando. appunto che c'è una durata proprio minima di 3 giorni per Sì, quanto riguarda la vita del batterio. i batteri, diciamo, vivono in acqua a seconda delle temperature, eccetera, dai 3 ai 5 giorni, non di più. Quindi succede che quando vengono alimentate le acque di balneazione con dei carichi batterici più grandi del normale, cioè di quello che succede normalmente, si hanno appunto questi picchi che poi esauriscono velocemente. Io non sono uno che ne sa più di tanto, quindi approfitto. Ma quindi nelle piscine, quando si butta il cloro, è proprio per l'eliminazione di questi famosi batteri di cui stiamo Beh, sì, parlando? sicuramente. Il cloro è un agente disinfettante, quindi elimina sostanzialmente i batteri. Lo è anche la soda caustica? Sì, ma non viene usato per questi Attenzione, perché fini. non so se ha mai frequentato Rosignano Solvay. E lì No. è tutto bianco perché c'è la Solvay.
E quindi c'è la famosa soda caustica che mi chiedo se purifichi o faccia danni. Abbiamo il sindaco di Bardolino, Ivan De Beni. Buonasera, sindaco, mi sente? Buonasera a voi, vi sento forte e chiaro. Allora, sindaco, noi stiamo parlando delle coste per quanto riguarda la splendida regione del Veneto. Ma io amo ricordare comunque, perché sa, sono un po' di famiglia, tiro l'acqua, lo appoggi pure così, sono un po' di famiglia, mi sento di famiglia, ricordare che insomma c'è uno splendido lago che si chiama Lago di Garda, quindi abbiamo posti che vanno, che ne so, da Castel del Garda, Lazise, Pacengo, Bardolino, Cesano, Torri del Benaco, Brenzone, insomma tanti posti splendidi dove fare il bagno e dove trovare comunque delle strutture fantastiche da bandiera blu, come si diceva con il mio ospite in studio, che è appunto dirigente del servizio Acque Marine e Lagunari dell'ARPAV. Dico bene? Sì, dici benissimo perché il lago di Garda è il lago innanzitutto più pulito d'Europa, è una meta molto gettonata dal turismo tedesco perché il nostro turismo è prevalentemente proveniente dalla Germania. Sindaco, che E sono in festa, che sono 1-0 sulla Francia? difatti sono fuori da un locale dove stanno disputando, sono qua che tifano la loro partita e sono tutti molto euforici, anche se devo dire che comunque la Francia non sta giocando male. Vabbè, speriamo, speriamo. Comunque, ecco, è un lago molto pulito, è una meta turistica molto ambita, molto storicamente riconosciuta dal mercato tedesco, poi anche c'è il mercato inglese, il nord europeo, insomma. Poi Bardolino, che io mi onoro amministrare, è una località che conta durante tutta la stagione, noi arriviamo a quasi 2 milioni di presenze turistiche l'anno, quindi non tutti Quindi c'è sanno che da comunque. tenere monitorato le acque alla grande, altrimenti insomma Sì, uno perdiamo un'eccellenza nostra e in più visto noi abbiamo che. una collaborazione annuale che viene svolta da Legambiente, Legambiente con la goletta che solca il lago tutti gli anni, ci aiuta a monitorare la qualità del lago e a segnalare eventuali difficoltà o eventuali problemi che subito Bene, io dopo oltre alla siamo goletta pronti a verde risolvere. ricordo che c'è anche ARPAV che compie questo, insomma, Certo. questo Ma compito. difatti, le eventuali segnalazioni vengono immediatamente comunicate all'ARPAV, che è sempre molto, che collabora molto fattivamente e attivamente per la soluzione. Senta, sindaco, come mai però, questo è un po' un tono provocatorio per quanto riguarda il bel Veneto, come mai riusciamo a popolarlo di tedeschi ed inglesi e non di veneti? Questo io non l'ho ancora capito, E perché non quando vengo di. dalle vostre parti mi sembra di essere a Monaco a volte o a Londra, insomma. Ma il turismo tedesco è riconosciuto storicamente perché non dimentichiamoci che il primo turista tedesco che è venuto sul lago di Garda è stato Wolfgang Goethe, Sì. che è il noto poeta tedesco che è sbarcato, ha passato le Alpi, è passato al Brennero. È arrivato a Malcesine e poi ha solcato le acque del lago per arrivare fino a Bardolino, poi ha continuato a Verona e poi fino a tutto il centro Italia, fino giù in Sicilia. Ma Quindi sindaco, è loro che passato sono anche qui per Padova, molto, infatti c'è la famosa diciamo, palma appassionati. di Goethe. Mi sente, sindaco? Sì, quindi diciamo Dicevo, è passato che anche qui a Padova, c'è la famosa palma di Goethe, però insomma, qualche veneto è esatto. rimasto. Comunque ecco, forse anche il fatto che siamo vicini di Sì, al confine con la confine, Baviera, tutto. Ma comunque questo fatto qua. ben venga, perché comunque c'è Comunque lavoro. noi aspettiamo anche i veneti, aspettiamo anche gli italiani, anche se ultimamente soffrono un po', visto anche il momento un po' economico critico, però insomma li aspettiamo ben volentieri. Allora sappia che io comunque metto anche delle immagini di Bardolino, del Lago di Garda, in modo da ingolosire perché sono dei Grazie. posti veramente splendidi che magari non tutti conoscono e chissà nel weekend magari qualcuno ci sente e dice ma perché no? Senti, al posto di andare al Ma sì, ma mare poi andiamo al lago. abbiamo anche dei parchi tematici di divertimento, quindi è un luogo, diciamo, dove non solo passare il tempo con le famiglie,
Poi ricordiamo che Bardolino è conosciuto in tutto il mondo per il vino Bardolino, che è uno dei migliori vini da tavola, quindi c'è sia da degustare che da divertirsi e passare. Sindaco, si offende, mi toglie l'amicizia se dico che c'è anche il Custozza, che è buonissimo? No, no, c'è anche il Custozza, c'è anche il Valpolicella, esatto. Insomma. Va bene, questo Veneto è sempre splendido e offre un sacco di opportunità e soprattutto certo. L'importante è che le nostre acque, dico a tutto tondo perché comunque il Veneto è inserito nella bella Italia, siano tutte pulite, siano tutte accoglienti per il turismo e insomma per chi ci viene a trovare. Sindaco, io la ringrazio e grazie, sapendola impegnato la saluto dicendo però au revoir. Arrivederci. Un saluto, un saluto, un saluto. Complimenti per la trasmissione, arrivederci. Allora, noi adesso, ringraziando ancora una volta il sindaco, andiamo in pubblicità e torniamo a breve. Naturalmente ci concentriamo su altri aspetti che sono sia la balneazione, ma anche capire insomma come funzionano i vari compiti dell'ARPAV. A breve, restate con noi e ripeto, se avete delle domande, siamo qui a vostra disposizione.